Eccoci qua, oggi affronteremo l'argomento quando portare a casa un cucciolo. Per legge non è possibile staccare il cane dalla mamma prima dei 60 giorni, ovvero 2 mesi. Bisogna anche fare un'altra considerazione però, che il cane fino a 12 settimane risulta particolarmente sensibile alla socializzazione con razze e specie differenti. Questo che cosa vuol dire? Che dobbiamo aver organizzato un programma ben dettagliato su come affrontare quelli che saranno i primi giorni del nostro cane all'interno della nostra casa, ovvero lo dovremo mettere a contatto di persone di sesso differente, età differente, bambini, adulti, anziani, anche il colore della pelle differente, in modo tale da ampliare il più possibile quelle che sono le esperienze del nostro cucciolo. Stessa cosa vuol dire da affrontare nei confronti di animali diversi, uccelli, gatti, tartarughe, qualsiasi cosa che farà parte della vita del nostro cane, anche cose che comunque animali o persone che non avremo la certezza che parteciperanno alla nostra vita, però sarà comunque un ampliare le esperienze del nostro cucciolo. Ci troviamo davanti a ruoli con competenze diverse. Cosa vuol dire? Allevatore avrà il compito di farlo socializzare con animali, cani e persone per quanto gli sia possibile ampliare questa cosa. Noi come adopter avremo il ruolo per continuare quella che è questa socializzazione che è iniziata a casa dell'allevatore. Chiaramente occorre fare alcune valutazioni, ovvero com'è l'ambiente dell'allevamento. Ci sono persone diverse? È in campagna? È vicino a strade, macchine, moto, rumori? Quindi anche questo è importante perché dobbiamo cercare di andare a compensare quelle che sono state le mancanze, le carenze che sono mancate al cane nei primi 60 giorni di vita. Consideriamo invece di portare il cane a casa e di avere la fortuna, dico, di vivere in campagna. Che cosa possiamo fare però? Dobbiamo valutare quelle che sono le esperienze che possiamo far fare al cane entro i 3 mesi. Il che cosa vuol dire? Concentriamoci sul lo portiamo a casa ma abitiamo in campagna, così bene, cerchiamo di portare il cane in città, portare il cane in giro, portare il cane in situazioni nelle quali verrà a contatto con mezzi di trasporto, con situazioni che possono comunque andare a diventare motivo di tranquillità per i mesi a seguire. Vi ho parlato di esperienze? Quando parlo di esperienze, che siano sempre esperienze positive, ovvero cercate in maniera graduale, in modo tale da far sì che il cane si possa abituare e inserire con calma in tutte quelle che alla fine devono essere esperienze che vanno ad aggiungere qualcosa di positivo nella vita del vostro cucciolo. Fate anche un'altra considerazione. Che il cane avrà bisogno di un po' di tempo per abituarsi e abbassare lo stress accumulato durante il cambio di ambiente, passare da un allevamento dove per il 100% della sua vita è stato e andare in un ambiente completamente nuovo, questa è un'esperienza che comunque va ad alterare e soprattutto ad alzare il livello di stress del cane. Quindi lasciate comunque un po' di tempo di transizione per far sì che il cane riesca a maggior ragione ad affrontare in maniera positiva quello che abbiamo poi intenzione di proporgli. Per concludere, consiglio di portarlo a casa tra i 60 e i 70 giorni e di mettervi nella condizione di poter guidare in maniera attiva e positiva quella che è la sua crescita verso la socializzazione e soprattutto cercare di renderla personalizzata in base a quella che sarà la vostra vita. Ok?